Dopo aver letto il testo in una traduzione che vi ho fornito personalmente, vorrei sottolineare alcuni vocaboli particolari che ci aiuteranno nella comprensione di questa pericope. Abbiamo già discusso il ruolo di questo angelo, di questo messaggero, la sua identità umana o più probabilmente divina, ma ora entriamo proprio nel contenuto del messaggio, che si apre con alcuni titoli attribuiti al mittente. Sono titoli molto elevati, di una cristologia molto elevata e anche molto particolari. Il primo, infatti, è sorprendente. Queste cose dice l'Amen, in greco o Amen. È la trascrizione della radice ebraica che ben conosciamo, il verbo aman, che vuol dire essere solidi, stabili, ben custoditi. Mi piace ricordare come in alcuni brani dell'Antico Testamento questa radice è usata nelle immagini di un bambino che è tenuto in braccio o nel grembo con sicurezza dalla propria madre. Vediamo ad esempio il profeta Isaia, il capitolo 60, versetto 4. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Ecco, questo essere portati in braccio viene espresso proprio dalla radice Aman. Questo rimanere saldi, ben custoditi. Che cosa vuol dire però questa parola come attributo al Signore stesso, a Gesù stesso? È un qualcosa che non si trova mai in effetti né nell'Antico né nel Nuovo Testamento. Innanzitutto vorrei sottolineare come questo termine Amen ricorre per 8 volte nell'Apocalisse, con vari usi. La maggior parte delle volte la abbiamo come esclamazione liturgica che precede un'invocazione oppure la conclude, come ad esempio abbiamo visto nel capitolo 1, versetto 6. Questa prima ricorrenza potrebbe segnalare un'inclusione con il termine che qui ritroviamo. Egli ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Quindi come introduzione o conclusione di un'invocazione, oppure viene aggiunto a una lode altrui. Oppure come risposta ad un oracolo profetico e ma mai come titolo cristologico. L'unico esempio che potremmo vagamente accostare a quest'uso che ritroviamo qui è nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 1, il versetto 20, leggiamo. Infatti tutte le promesse di Dio in lui sono sì. Per questo, attraverso di lui, sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. Il sì di Cristo è confermato dal nostro Amen. È un accostamento simile a quello che ritroviamo sempre in Apocalisse 1, questa volta al versetto 7. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. In greco, nai, amen. Sì, amen. E l'amen perché in lui gli uomini trovano compiute le e offerte le parole di Dio. Gesù e l'Amen è il pilastro, ma anche la conclusione di ogni invocazione umana, ma anche di ogni promessa di Dio. Vediamo adesso gli altri titoli cristologici. Il Signore viene definito come Omartius, quindi il testimone, ma anche sembrerebbe in apposizione con un endiadi, cioè con due termini che si possono tradurre, in greco sono due aggettivi, in italiano si potrebbero rendere con un aggettivo e un sostantivo.
Letteralmente, infatti, vedete, ho tradotto l'affidabile e veritiero, pistos, degno di fede, fedele, alithinos, dalla parola aletheia, la verità. Si potrebbe tradurre come testimone, affidabile perché veritiero, diciamo. Questi tre termini sono posti in serie. Testimone è un titolo che, come già fa l'Amen, colloca il Cristo tra Dio e gli uomini in ruolo di mediatore. Molto importante questa mediazione. Abbiamo visto questo collegamento tra il cielo e la terra mediante il ruolo degli angeli, molto ricco nell'Apocalisse. Testimonia Gesù, testimonia l'affidabilità, la verità, che è innanzitutto la sua persona, ma poi anche la sua parola. Gesù viene presentato qui, insomma, come il mediatore di cui Dio si fida e dunque anche la Chiesa, la comunità cristiana, deve fidarsi, accettandone docilmente la sua parola e costruendo su di essa. Anche se, come in questo caso, saranno dure parole di rimprovero. Viene definito, infine, Gesù come il principio della creazione di Dio, con dei termini che richiamano proprio evidentemente alla Genesi, a quell'inizio, a quella parola creatrice che non distrugge, ma mette in ordine il caos. Forse è questo il riferimento, di questa formula, il principio della creazione che proviene da Dio. Qui ci troviamo in greco davanti a un genitivo di origine. Il principio della creazione potremmo tradurre appunto che proviene da Dio. E vediamo allora il cuore davvero del messaggio. Io conosco di te le tue opere. Che cioè tu non sei né freddo né bollente. Questi due aggettivi, come del resto tiepido, vengono da alcuni autori collegati all'acqua che non era di ottima qualità all'Odicea, pur avendo la città a disposizione in basso un fiume ed essendo vicina, anzi essendo fornita di terme, ma dicono questi autori, l'acqua era preferibile fredda, ghiacciata come refrigerio nella stagione calda o viceversa bollente per preparare bevande calde, appunto. Tiepida non era mai sicura, l'acqua tiepida non era segno certo di bontà. Tuttavia, questi aggettivi presuppongono anche degli estremi meteorologici, infatti in greco l'aggettivo psikros viene spesso associato al gelo della neve, alla grandine, alle notti di autunno o addirittura a un corpo senza più vita, a un cadavere. L'aggettivo zestos, al contrario, viene dal verbo zeo che vuol dire riscaldare al fuoco fino appunto a far bollire, a far ribollire, come il vino che bolliva nella fermentazione. Invece l'aggettivo kliaros, che troveremo in seguito, eccolo. Viene usato appunto in greco per indicare una temperatura media dell'acqua oppure di un cibo. La chiesa di Laodicea, ci dice Giovanni, non è né fervente, bollente, piena di zelo, né gelida. Può essere un refrigerio o un rifiuto viceversa totale, ma viene definita tiepida, forse in termini morali potremmo dire mediocre. Scende a compromesso con tutto.
La mediocrità è rigettata dal Cristo, è rigettata. Ti voglio vomitare, un termine fortissimo qui. Il vomito è un disgustoso sintomo di nausea, di malessere fisico, ma può essere anche provocato da alcuni farmaci, da alcune sostanze, come rimedio ad alcuni malanni, quasi un vomito, potremmo dire, medicinale. Di fronte alla mediocrità di questa assemblea di cristiani, il Cristo glorioso dice di essere colpito come da un disturbo fisico e dice che il rimedio unico a quel suo malessere è procurarsi il vomito. Non c'è un rimprovero così terribile neanche nelle lettere di Paolo in tutto il Nuovo Testamento. Vi è poi una vivace rappresentazione di ciò che erano le voci che provenivano da questa comunità cristiana. Poiché dici, sono ricco e mi sono arricchito e non ho nessuna necessità. Qui è un crescendo che si apre con una figura retorica ben conosciuta nell'arte del discorso greco. Si chiama, con un termine tecnico, hysteron proteron, cioè ciò che per ultimo viene messo per primo. C'è infatti un'inversione logica tra questi due verbi, che provengono dalla stessa radice, un verbo aggettivale, diciamo, con la copula del verbo essere e poi la radice stessa. Plusio semi, sono ricco e mi sono arricchito, un perfetto. Ovviamente, per diciamo, l'ordine temporale qui invertito, come a sottolineare l'estrema tracotanza, l'estrema orgoglio di questa comunità cristiana. E non ho nessun bisogno, non ho nessun bisogno, non ho bisogno di nulla, né un bisogno materiale, né un bisogno spirituale che in qualche modo possa far sentire questa comunità cristiana in relazione con le altre, ferita dalla povertà, ma anche bisognosa della parola di Dio, della consolazione, della guida che proviene da essa. I cristiani di Laodicea si sentono autosufficienti, per questo diventano autoreferenziali, non hanno bisogno di nessuno e di nulla. Ecco dunque che si svela la grande e la grave mancanza di questa comunità cristiana.